Cari amici di Valdo TV, ben ritrovati. In questo sabato 2 dicembre ci troviamo a Lentia in provincia di Belluno in occasione dell'inaugurazione del nuovo punto vendita della latteria di Lentiai. Il nuovo spazio è stato ricavato dalla ristrutturazione degli ex magazzini della latteria stessa, che è una realtà storica che persiste nel territorio bellunese dal lontano 1884. Da circa 3 anni al vertice della latteria di Lentia il presidente Francesco Battistone, affiancato da altri 8 soci. Una realtà storica che è instaurata nel territorio bellunese da più di 10 anni, oggi si rinnova con un nuovo look. Qual è stato l'intervento che avete fatto, che avete scelto di fare? Come si sono svolti i lavori, Francesco? Allora, diciamo che da quando sono qua, per un primo periodo ho studiato un po' la situazione perché no, non era una realtà che conoscevo più di tanto se non come cliente. E ho ritenuto subito che delle necessità erano più che evidenti, le altre sono venute pian piano perché anche sviluppare i progetti era una cosa che richiedeva del tempo e una buona ponderazione. Sì, la latteria, come latteria di Lentiai, è in atto da 133 anni, è una latteria ormai storica e è sopravvissuta anche perché ha una buona qualità di produzione che la rende attendibile, che la rende richiesta. I lavori fatti sono stati lasciar più spazio libero alla produzione che un po' necessitava e dare sviluppo a un punto vendita che fosse all'esigenza con i tempi che abbiamo ora e che dasse una prospettiva futura anche. Allora, quello dove noi ci troviamo è il nuovo punto vendita nel quale contiamo per un buon periodo di tempo di non aver bisogno di ulteriori lavori. Quali sono le caratteristiche dei prodotti che vediamo qui esposti e perché scegliere di mangiare locale? Allora, il nostro latte è appunto conferito da questi 8 soci che sono delle realtà che operano in comune di Mel, qua adiacente a noi, qua proprio confinante con il torrente che abbiamo qua vicino, e dal comune di Lentiai la maggior parte e conferiscono mediamente una quantità di latte vicino ai 30 quintali, a volte superiore, a volte inferiore, ma insomma più o meno la quantità è quella. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro tra noi. La nostra produzione è un po' varia, abbiamo delle specialità riconosciute perché la clientela ci premia e ci dice che sono delle specialità. La ricotta nostra è conosciuta in tutta la Val Belluna e lo stesso vale per lo schiz, che è buonissimo. Beh, tutti buoni formaggi, ma in particolare lo schiz, la ricotta e il formaggio da piastra. Perché scegliere la latteria di Lentiai? Direi che per far sopravvivere non solo le 8 famiglie e l'indotto che c'è intorno a questi soci, ma c'è anche la necessità di salvaguardare queste famiglie perché sono le uniche che mantengono ancora il territorio montano agibile e vivibile. Tendiamo a premiare per quanto possibile tutti i prodotti locali, anche piccole realtà. Se guardate i nostri scaffali ci sono piccoli produttori locali, ognuno con una nicchia di mercato, uno per il miele, uno per la farina, uno per i fagioli e così via, e che noi cerchiamo di aiutare anche loro, aiutare il nostro territorio. Taglia contro il vostro commento. Con Fabio De Gol, capogruppo ANA Lentiai, non poteva mancare il brulè degli alpini a questa manifestazione, una manifestazione tutta lentiaiese.
ce l'hanno chiesto gentilmente se potevamo dare una mano a far questo, e noi, come tante altre cose, con piacere abbiamo provveduto a fare questa incombenza, insomma. Un commento sulla giornata, su questa latteria di lentiai tutta nuova. Yuhu! Rintintin! Vorrei un commento tutto lentiaiese su questa nuova apertura della latteria di lentiai. Beh, dipende se vuoi un commento commerciale, diciamo che è una realizzazione che era necessaria, in quanto ormai eravamo costretti a lavorare in un ambiente che non era più adatto allo sviluppo dell'azienda. Se vuoi un discorso lentiaiese, diciamo che siamo orgogliosi e fieri di poter assistere allo sviluppo, alla crescita, a un balzo in avanti di una realtà che affonda le sue radici in un mondo contadino ormai da più di 100 anni. E essere ancora qui quest'oggi al cospetto delle realtà multinazionali, del latte importato, delle difficoltà burocratiche, vuol dire essere un'azienda sana e quindi vitale, in grado di guardare il futuro con molto ottimismo. In compagnia di Armando Vello, sindaco di Lentiai, questa nuova inaugurazione, di questa nuova apertura, è veramente un orgoglio tutto lentiaiese, signor sindaco. Oh sì, è un orgoglio molto grande, è una grande soddisfazione per questo territorio che, pur piccolo, vanta questa produttività da molti, molti, molti decenni. Io ripeto sempre che noi siamo l'ultima generazione di una storia di contadini, di personaggi che hanno lavorato la terra e quindi con attenzione agli animali, al territorio e quindi a tutti i derivati di questa attività. Oggi, nel terzo millennio, vedere rinnovata una produzione di questo genere, e devo dire grazie al suo presidente che ha fortemente voluto questa realtà, questo rinnovo, è un grande orgoglio per tutta l'amministrazione e per tutta la cittadinanza, e non solo, perché i fornitori arrivano anche da fuori Lentiai. Vedere che questa attività può continuare dà sollievo anche alle preoccupazioni che tutta la filiera dell'agricoltura e delle latterie, preoccupazioni che ultimamente hanno e ci sono. In un discorso che ho fatto precedentemente ribadivo il concetto che l'amministrazione di Lentiai è molto vicina a tutte le attività che riguardano l'agricoltura e tutti i suoi derivati, perché è un problema molto sentito e molto importante oggi, perché bisogna assolutamente salvare questa parte del nostro territorio che è fondamentale non soltanto per la storia ma anche oggi per la nostra esistenza, soprattutto in un mondo che sta diventando sempre più inquinato. Quindi i prodotti dell'agricoltura, soprattutto quelli sani, saranno alla base della nostra esistenza, della nostra continuità.